Questa è una pallina da golf, una normalissima pallina da golf. E ho voluto iniziare facendola vedere perché mi serve per introdurre Mani Bucate, che è un libro che ho scritto per Chiare Lettere, che riguarda i sussidi pubblici alle imprese private. Ma c'è di più. La Corte dei Conti ha fatto uno studio molto approfondito sull'uso dei soldi per sviluppare le aree industriali del Mezzogiorno. Sentite cosa ha detto. L'analisi di 20 anni di gestione del fondo ci consegna una storia di occasioni perdute, di impegni non mantenuti, di programmazioni velleitarie, di corriva ripartizione delle risorse finanziarie tra un numero eccessivo di interventi, troppo spesso rispondenti a domande localistiche, di ritardi ricorrenti, di sistematica concessione di proroghe, talvolta disattese, di dissipazione di risorse finanziarie italiane ed europee, di perdurante incapacità di imparare dagli errori. Ho fatto vedere una pallina da golf prima, perché in Sicilia ci sono circa 50 campi da golf o già costruiti o in corso di progettazione che sono tutti pagati con soldi pubblici. Il Golf Resort ha ottenuto 41 milioni e mezzo di euro, il Golf Resort Verdura a Sciacca del gruppo Roccoforte ha ottenuto 61 milioni di euro. Ma i soldi vanno anche al nord, ad esempio vanno agli ski lift del nord. L'Italia ha approvato nel 1999 una legge che concede 5 milioni e 160 mila euro all'anno per costruire ski lift e questa legge vale per 20 anni, quindi nel 2019 avremo speso solo per gli impianti di risalita di 142 milioni di euro. Tra le grandi imprese italiane che ottengono soldi pubblici c'è anche quelle di Emma Marcegaglia, il presidente della Confindustria, per soltanto un impianto in Puglia, quello di Massafra, incassa ogni anno circa 20 milioni di euro grazie alle tariffe incentivate CIP6. Oltre naturalmente alle industrie della Marcegaglia ci sono migliaia di altre imprese italiane e elettriche che incassano soldi pubblici prelevati direttamente dalle bollette dagli italiani per finanziare la produzione di energia elettrica verde e io vi dico esattamente quanto incassano. È tremendo dirlo, ma i soldi pubblici alle imprese private finiscono per finanziare addirittura la mafia, la quale per appropriarsene è disposta addirittura a compiere stragi. È successo.